qua. Buonasera, Ok, siamo in diretta, vedi? Aspetta un po', buonasera a tutti. Stasera buonasera l'associazione fotografica abbiamo un amico ospite. Ciao Fabio, è un vero piacere averti a tutti. Ciao, ospite bentrovati. all'associazione Buonasera a tutti, fotografica benvenuti. Camerese. Volevo già iniziare a farti una bella domanda, Fabio. Ci Pronti? parli di come e quando hai iniziato a fotografare seriamente? Quando ho cominciato a fotografare seriamente, seriamente intendi per Seriamente. mangiare? Bravissimo. Bella domanda, era il 1990. Seriamente, Come hai iniziato? ho iniziato perché intanto io ho frequentato una scuola superiore che è l'ex Umanitaria di Milano e tra le materie c'era fotografia, quindi oltre ad avere anche tutto il resto, quindi ad imparare a stampare e quant'altro, ad occuparci di grafica in un momento meraviglioso per queste tre cose, grafica, stampa e fotografia, ti parlo dell'85-86, ho avuto questa formazione, terminato il mio percorso scolastico cercando un lavoro, anziché cominciare subito con la fotografia, ho un po' seguito le orme del mio papà, bravo stampatore, e sono finito a lavorare in un posto infimo al tempo, prima delle arti grafiche, ricordi, e ho cominciato a muovere i primi passi come stampatore. Questo però mi ha permesso di imbattermi in persone che fotografavano anche di un determinato livello, ok? E quindi di vederla dalla parte opposta. Questo vederla dalla parte opposta mi ha reso un po' goloso, ti piace? Sempre più goloso fino a che io già fotografavo, però da dire, caspita, ho un qualcosa di mio in testa e voglio fotografare, sono passati un po' di anni. Fino a che poi, in un momento, perché la vita ci porta un po' di qua e di là, no? C'è stato un istante in cui ho detto, caspita, come mi piacerebbe, e mi dividevo tra la sala stampa e qualche lavoro da freelance, ok? Quando è stato il momento di fare il salto, mi vedi, mi senti? Sì, vai tranquillo, ti sento. Ti vedo e ti sento. Ok, avevo visto una ciotolina in mezzo a... Niente, quando fu il momento di decidere, il momento arrivò perché il reparto non funzionava più, insomma, tutta una serie di cose, io dissi, se non lo faccio ora, Non lo fai più. non lo faccio più, ok? Sono quelle robe che fai quando puoi perché la gioventù ancora ti regge. E andai con un DVD in mano, anzi, scusatemi, con un CD-ROM in mano, in via Solferino, in Gazzetta, e con delle foto di una partita, di due partite, tre forse, di hockey ghiaccio, e lasciai queste immagini e lui uscì dalla porta e mi disse, guarda, questi sono per te, mi diede dei soldi e mi disse... Va bene, settimana Ventura, sabato prossimo quando giocano, tu fotografi per noi, ok? E cominciai così, ma era veramente una roba infima, cioè era molto blando, hai capito? Non era un contratto vero e proprio, c'era ma non c'era, non avevo ancora la forma completa, perché facevo ancora fatica anche a dire completamente sempre sì, spostarmi, fare, disfare. Ero un po' ibrido ancora, ero un po' in embrione, no? Vedo Gennaro Marano, ciao Gennaro, ben trovato, buonasera, un piacere averti. Però da lì in poi le cose sono cambiate un po'. Senti, a proposito, ma se io adesso faccio quella cosa di cui parlavamo prima, ti Facciamo. faccio vedere la mia prima... Posso? Vi faccio vedere forse la mia prima fotografia, il mio primo ingaggio vero e proprio. Mi sentite?
Antonio, mi senti? No, non sento più nessuno. Antonio? Mi vedete? C'è qualcosa che non va. Non so se voi, chiunque sia in diretta, state continuando a vedermi. Scrivete, digitate qualcosa. Scusatemi. Digitate qualcosa se continuate a vedermi eventualmente. Mi è caduta la linea, la connessione. Pronto? Mi senti, Fabio? Io adesso sì, ho Mi è caduta la visto, connessione. Mi è ma caduta tutto. abbiamo ancora gli amici in diretta? Sì, guarda qua, ti mando tutti i saluti, guarda. Paffe, guarda. Fantastico. Torniamo al discorso di prima, dai, può succedere. Vi Può chiedo scusa a succedere. tutti quanti, Intanto. ma mi è caduta la connessione. Guarda quando ti stanno mandando il messaggio. Ciao a tutti, ciao, bentornati. Chiedo scusa, ma Bene. non è colpa mia della connessione. Niente, proseguiamo, dai. Sì, Dicevamo, dai. allora io ora, dimmi se vedi meglio adesso, per favore. Attualmente no, adesso. Ma aspetta, bisogna fare il lavoro di prima, allora, eh. Allora, condivido il mio desktop e nel frattempo continuate a sentirmi, vero? Sì. Allora. Sì, nel frattempo ti dico, faccio una domanda. Nel frattempo che Sì. tu. Che cos'è per te la fotografia? Ah. Per Oltre al lavoro, eh? me in assoluto è una relazione. È un incontro in un determinato punto, parte da me probabilmente ritorna anche a me, però è innanzitutto una relazione, non è mai fine a me, poi ne parliamo meglio, non è stato sempre così, eh. Ho mutato il mio pensiero ad un certo punto, poi vi dico perché. Torno un attimo dove ero prima, dimmi se vedi il mio desktop. Sì, attualmente no, adesso sì, lo metto già dentro, Ok, eh? Ok, sei già col tuo quindi desktop. posso parlare di quello. Sì. Quindi posso parlarti di quello che ti stavo dicendo prima. Questa che vedete Ancora è niente in apre. assoluto la mia prima realtà fotografica.
così diciamo vera, okay? Quindi assolutamente pagata, assolutamente ingaggiato e via discorrendo con l'Hockey Club Milano. E che cosa manca qui? Innanzitutto bisogna dire la fotografia sportiva, ne apro un'altra che mi piace molto, ho scelto poca roba per essere sintetico, ok? La fotografia sportiva ha due caratteristiche, ti tiene a distanza e ha bisogno di tempo, gesto, movimento, episodio. Le vedete? Sì, adesso sì, si è aperto adesso. Ok. È molto lontano, se ci fate caso, da ritrattistica, ok? Dal mio punto di approdo, che poi non è un punto d'approdo, non ci sono porti per me, ecco. Però, come vedi, è tutto gesto, movimento, tempo e devi raccontare che cos'è questa disciplina sportiva. Non devi raccontare la persona, ma e qui casca un po' il ma. Mi fu detto al tempo che io mentre fotografavo una partita, nell'arco della partita, tendevo ad infilarci dentro persone, ok? A fotografare l'atleta, il volto dell'atleta, cercavo la persona, ok? Però per me era ancora tutto molto inconsapevole. Era tutto ancora molto, ma che cosa mi sta dicendo questo? Ok? Mi mancava tutto quell'input. E da lì in poi, piano piano, nell'arco di pochi anni, tra l'altro,